Perché per un genitore, quando un figlio ti dice domani non voglio andare a scuola perché c'è lui e piange, e lo dice una prima volta, no, no, non succede niente, te lo dice una seconda volta, una terza volta, e io sono andato a scuola per capire chi è questo lui e perché il mio bambino ha paura di venire quando ci sei tu. Guardavo i tuoi figli come un invasore. Sai, i bambini quando vedono i giochi che corrono, che vogliono saltare, purtroppo qualcuno non ha ancora capito questo, e ci sono dei posti che ti offendono con lo sguardo, che ti offendono con certe parole, e definitivamente dopo le vacanze sono definitivamente via, con un piede ancora a Bolzano. Sono arrivato a Brescia nel 2001, poi ho lavorato lì fino al 2012. A Bolzano sono finito qui, diciamo, accidentalmente, perché è per trasferimento di lavoro che sono finito qua a Bolzano. Purtroppo mi dispiace tanto lasciare Bolzano, perché Bolzano era una città dove io ho fatto tante cose, e mi dispiace tanto. Visto che io sono sportivo, sono cintura nera, quarto dan di karate, avevo creato la palestra popolare, diciamo, qua a Bolzano, dove permettevo a tutte le famiglie di accedere e portare i bambini alla pratica sportiva. Sono anche delegato sindacale dentro l'azienda dove lavoravo. Ero anche un mediatore, diciamo, tra i ragazzi senza fissa dimora, richiedenti asili, che dormono in strada. Ultimamente sono successi 2 mesi dove vedevo tanta paura nei miei bambini, perché per un genitore quando un figlio ti dice domani non voglio andare a scuola perché c'è lui e piange, e lo dice una prima volta, no, no, non succede niente, te lo dice una seconda volta, una terza volta, e io sono andato a scuola per capire chi è questo lui e perché il mio bambino ha paura di venire quando ci sei tu. Sono successo anche delle cose fuori, anche a me, io che ho fatto qua 21 anni, con la cittadinanza italiana, non posso capire in un mese, in 2 volte, in luoghi pubblici, con la mia carta d'identità in mano, e mi chiedevano permesso di soggiorno. Già al comune mi è capitato davanti e la signora urlava, signore, permesso di soggiorno, e questo mi sono detto, ma già la persona lì mi sta guardando come una persona estranea della nostra comunità, ma già esclusa dalla comunità. E io mi sono detto, forse i miei figli avranno anche questi problemi, loro che non hanno mai conosciuto il permesso di soggiorno, perché sono nati italiani. Ogni tanto succedeva al parco, come se qualcuno ti guardava i tuoi figli come un invasore. E mi sono detto, cioè, meglio che cerco un posto dove sarò più tranquillo come genitore, un posto dove quando escono i miei figli mi sento tranquillo, non mi preoccupo tanto. E lì abbiamo deciso di spostarsi. La destination poteva essere ovunque, poteva essere anche dentro l'Italia. Avendo parenti in Francia, abbiamo deciso di spostarsi, di andare fuori dall'Italia. È stata una scelta difficile, molto difficile, ma purtroppo quando c'è la famiglia in mezzo bisogna farla, sai, per il futuro loro, sai.